Presidente, resistiamo. Presidente, presidiamo e andiamo. Presidente, resistiamo. Presidente, presidiamo. L'italiano da un po' di tempo non si comporta come tale, trovandosi a suo agio in un disagio per adattarsi. Dal Veneto Gaetano col messaggio allo stivale, bisogna reagire invece di accontentarsi. Dal 4 giugno l'hanno notato in tanti, a Roma in piazza Montecitorio che fa digiuno. Le TV nazionali gli sono passate davanti, ma tra quotidiani e TG non se lo fila nessuno. Ehi sveglia italiani, qui non siamo a farvi, non si può curare solo il proprio orto. Tra web e reality rimandiamo sempre tutto a domani, ma rimarremo a farci bea ora tutti amici ho torto. Nascondono la verità, privatizzano la scuola, l'ignoranza vera c'è, è meglio se non la si sa. Devi sbatterci la testa come fa Zidane, ma per la cura puoi avere paura della tua sanità. Andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano. E andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano. Presidente, resistiamo, presidente, resistiamo. E andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano. Ormai è chiaro. Ci siamo trovati qui una quindicina di persone il 4 giugno. Abbiamo iniziato alle 8 di mattina a fare una piccola riunione e decidere cosa fare, e quindi quello che è stato deciso era quello di iniziare una protesta civile, ma una protesta che possa permetterci di rimanere qui ad oltranza, creando un presidio. E insieme a quattro persone ho iniziato uno sciopero della fame. Delle persone che sono venute il 4 giugno siamo rimasti io e Gaetano. Noi ci siamo conosciuti su Facebook, perché io a metà maggio ho creato la pagina, quella di Facebook, quella ufficiale, ma ho già 30-31.000 utenti, e uno dei primi 30 utenti mi ha segnalato un gruppo di Roma che stava organizzando appunto una protesta davanti a Montecitorio. Io ho conosciuto, ma non di persona, Gaetano e altre persone che sono venute, che ho conosciuto qua a Roma il 4 giugno. Abbiamo iniziato a fare questo tipo di protesta ed a scrivere ben 3 petizioni alle Camere, perché l'articolo 50 della Costituzione italiana esattamente dice: tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Sono venuta a sapere di questa iniziativa da un mio contatto Facebook che mi ha scritto domenica 5 giugno chiedendomi di raggiungere questi suoi amici che stanno facendo sciopero della fame. E dopo un po' di giorni di permanenza qui abbiamo visto la necessità di dover annotare anche quello che accade in piazza, quindi ho cominciato a scrivere i diari. Vengono pubblicati sul sito, poi carico le foto, filmini e faccio tutto quello che è necessario. Quindi di giorno in piazza, sotto il sole, a parlare con le persone, assistere a Gaetano, e di sera, di notte, su Facebook, e portare avanti un altro lavoro. Io vengo da Roma e sono originario d'Abruzzo. Praticamente ho scoperto questa cosa, sono venuto per caso, stavo passeggiando davanti a Montecitorio e una ragazza mi ha fermato e mi ha spiegato la situazione. Nel momento in cui mi ha fermato io sono subito stato favorevole all'iniziativa. Siamo entrati in delegazione alla Camera dei Deputati a parlare non con il Presidente istituzionale onorevole Gianfranco Fini, ma ci siamo trovati a parlare con il suo consigliere delegato, praticamente il capo di gabinetto del Presidente della Camera, il dottor Alberto Solia. La prima petizione, quella immediatamente di attivarsi ad abbattere da parte delle Camere i costi della politica. Io non mi sento rappresentato questi signori nel Parlamento, perché loro pensano solo ai loro interessi, non pensano ai noi cittadini. Abbiamo presentato un resoconto relativo a quali costi della politica da battere. Vogliamo una riduzione degli stipendi parlamentari, perché è uno scandalo che questi signori che stanno qui dentro hanno degli stipendi che sono il doppio, il triplo di quello degli altri paesi europei. Vogliamo una riduzione del 90% dell'auto blu. Più un'eliminazione totale di tutte le province. Il presidente della provincia di Bolzano prende 27.000 euro al mese. In più la provincia di Bolzano e la provincia di Trento, voi sapete che quando c'è un dibattito del bilancio della finanziaria, partecipano alla finanziaria e dettano al governo quanti soldi vogliono indietro di quello che pagano le tasse. Attualmente ricevono il 120%, questa è una cosa vergognosa. 120% dicevano indietro del bilancio, e questa è una cosa assolutamente vergognosa. Chi vuole essere trattato come un essere umano? E andiamo, chi vuole essere un italiano? Chi vuole essere trattato come un essere umano? Presidente, resistiamo. Presidente, resistiamo. E andiamo, chi vuole essere un italiano? Chi vuole essere trattato come un essere umano? E andiamo, chi vuole essere un italiano? Chi vuole essere trattato come un essere umano? E andiamo, chi vuole essere un italiano? Chi vuole essere trattato come un essere umano? Presidente, resistiamo. La seconda petizione che abbiamo
abbiamo presentato è quella relativa alla riforma della legge elettorale, che non abbiamo ormai da 6 anni, non abbiamo più una legge elettorale da poter eleggere i nostri deputati, perché vengono praticamente eletti direttamente dai partiti. Prima delle elezioni loro con i sondaggi sanno già come chi vincerà, che sia destra o sinistra. Loro interessa solo da fare demagogia tramite i sindacati, tramite le associazioni di categoria, ma però da quando è uscito l'euro, dal 2001, praticamente hanno creato una grande mangiatoia all'interno, noi la chiamiamo casta, mafia, massoneria, dove il popolo non esiste, paga solo il ceto sociale. Un ridimensionamento delle camere, dove deve esserci solo una camera consultiva e una camera legislativa, quindi una riduzione dei parlamentari di più del 50%. Terza petizione che abbiamo presentato è praticamente le dimissioni delle camere. Rimanendo all'interno della camera per circa un'ora mi è stato risposto che questo non è assolutamente possibile, o noi lo possiamo fare solo con una presentazione diretta tramite un parlamentare, tramite un partito presente all'interno della camera. Allora ci è stato detto che se siamo singoli cittadini dobbiamo portare 3 milioni di persone in piazza. Io ho chiesto la motivazione di questo, gli ho detto che giustamente è vero che le camere, cioè i deputati, non prestano giuramento alla Costituzione italiana, la carta costituzionale loro possono anche ignorarla. Allora in virtù di questo ho detto: ma noi abbiamo presentato, in virtù dell'articolo 50 abbiamo presentato le petizioni, mi è stato continuamente risposto che non hanno nessun obbligo di poterci rispondere, e allora in virtù di questo ho detto che anche l'articolo 69 dice che noi dobbiamo pagare i deputati, i parlamentari eletti, e quindi possiamo anche, non riconoscendo i deputati della Costituzione italiana, possiamo anche fare a meno di pagarli. Mi è stato ridetto di nuovo, e questa è una cosa che è stata un lancio, una sfida, di portare 3 milioni di persone, e allora ci siamo salutati e abbiamo detto: va bene, cercheremo in tutte le maniere di portare questi milioni di persone per essere ascoltati. La mia nazionalità, gli italiani con un reddito inferiore a quello ellenico. Tieni lontani sovrani, i problemi si risolvono a parole, non con mani. Non possiamo dar ragione agli indignados che pensano che Garibaldi abbia con sé le palle degli italiani. E andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano. E andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano. Italiano, chi vuole...